Allora, guardiamo come funziona questo bel gioco. Serve una fascetta di quelle con il ferro dentro e poi una serie di carte che sono tutte regolari, salvo una che è questa, il 10. In realtà il 10 è un contenitore di una carta che sta all'interno. Guardiamo nel dettaglio come realizzare il gimmick. Servono due carte, il 10 di quadri e il 3 di fiori, e serve una terza carta, che è in questo caso la donna di fiori. Donna di fiori perché nel modo in cui vi propongo il gioco, dopo il 10 di quadri, voi troverete sempre la donna di fiori. Se avessi utilizzato il jack di picche, la carta che avrei messo qua dentro sarebbe stata jack di picche. Quindi bisogna prendere da un altro mazzo uguale a questo una carta uguale a quella che già utilizziamo. In questo caso, ve lo ripeto, donna di fiori. La prendo e la taglio in questo modo qui. Questa parte mancante, io col biadesivo, la attacco al 3 di fiori, sotto la attacco. Poi, sopra la porzione di donna di fiori che è attaccata sopra al 3 di fiori, ci attacco a sua volta, sempre col biadesivo, il 10 di quadri. Questo è il pacchetto. Vedete una porzione, si vede, no? La porzione di donna di fiori in fondo. Questo perché se non ci fosse questa carta qui, cioè che è la parte di carta che manca, la donna scivolerebbe dentro e non si afferrerebbe. Invece questa parte di carta fa da blocco. Più giù di qui non ci va. E quindi rimane sempre in posizione, rimane sempre a livello. Ok, a questo punto che cosa faccio? Con lo sparabuchi realizzo una serie di buchi a tutte le carte, a questa che in realtà abbiamo visto sono tre carte, a questa, a questa, a questa. La posizione che uso io è questa, 10 di quadri. Chiaramente fate in modo che la carta dentro sia messa bene, quindi che non fuoriesca, no? Per non svelare subito il trucco. Dietro il 10 di quadri ci metto la donna di fiori, sempre, e poi davanti ci inserisco due carte e dietro una, o viceversa, davanti una e dietro due. In realtà cambia poco. Inserisco dentro la fascetta, la giro qualche volta. E poi posso anche tenerla così, perché la carta che è tagliata non cadrà, in quanto è bella stretta all'interno del 10 di quadri e della carta che il pubblico non vede, che in realtà abbiamo visto essere il 3 di fiori, ma è irrilevante quale carta sia. Al pubblico si mostrano 5 carte, 1, 2, 3, 4, 5. Potete mostrarle anche prima di legarle con la fascetta. Poi una volta che l'avete mostrate 5 carte e che vi ripeto, dietro il 10 di quadri ci deve essere la donna di fiori e che il pubblico è sicuro che tutte le carte siano bloccate, con questa mano che è la mia destra, cioè io sono destro, quindi uso la destra. Se siete mancini farete il contrario, insomma, o come meglio vi riesce. Afferrate la donna di fiori truccata e la tirate su, stando attenti a non tirarla su eccessivamente. Poi, una volta che l'avete tirata su e l'avete mostrata, la riportate in posizione e fate tipo un gesto, come al solito, come per dire: guarda, in questo momento è successo qualcosa di veramente magico. E qual è la magia? La magia è che la donna di fiori è ritornata bloccata dal cordino. Ok? Quindi questo, riassumendo, è un gioco di escapologia, cioè una fuga. In pratica, la donna di fiori che è bloccata, grazie alle abilità del mago, riesce a sbloccarsi. Ta-da! Possiamo rimostrarle a questo punto ed effettivamente vedete che agli occhi del pubblico la donna di fiori è rientrata dentro. Vi voglio salutare con questa espressione che è Sau Bona, che vuol dire ti vedo, no? È un bel modo per incontrare l'altro e per salutarlo. Viene utilizzata dagli Ubuntu.
che è, come posso definirla, un'etica, una filosofia, un modo di vivere, in cui riconosciamo l'altro come persona. È tipica di certe zone del Sudafrica, ecco. No, mi sembra un modo profondo, sia per incontrare che per accomiatarsi dall'altro. Quindi, sau bona!